Finitalia 2016 continua con altre novità. Siamo allo stand della Faber Italia SRL, che ormai è diventata famosa per una serie di realizzazioni per l'OCS, e una di queste è quella della macchina Diabolic, con sei diverse macchine e una limited edition brandizzata con l'immagine di Eva Kent di Diabolic. Ne parliamo con Fabio Teti, che è il responsabile marketing dell'azienda. Noi ci siamo già incontrati ben 12 mesi fa, proprio in occasione della precedente edizione, quella straordinaria tenutasi a Milano Ro, in occasione sempre di Tutto Food Expo. Insomma, è stata una bella manifestazione quella. Ma oggi siete andati avanti e avete presentato altro. Che cosa, Fabio? Ciao Fabio, ciao amici di Vending News. Sì, quella di Ro è stata una bella fiera, e da lì abbiamo cominciato e abbiamo continuato più che altro a puntare sulla nostra immagine, su un aspetto che è quello di Diabolic. Come dicevi prima, è diventato adesso il nostro testimonial. Ci stiamo scherzando molto sopra, anche se rimaniamo della nostra linea di punta, che è la slot. Però Diabolic ci ha dato la possibilità di aprire il mercato su diversi fronti, da un mercato casa a quello dei collezionisti, a piccoli negozi di elettrodomestici. Ed è quello che voglio puntare poi tendenzialmente quest'anno, con alcune novità che quest'anno, cioè in questa occasione, abbiamo presentato come prototipo, quella della mini slot, macchina in cialde, la più piccola macchina in cialde che in questo momento c'è sul mercato. Saremo pronti a settembre per questa macchina, dedicata esclusivamente proprio al settore del domestico, degli uso da uffici e casalingo. Diabolic va molto bene, nel senso che noi ci giochiamo sopra piuttosto che spingere un marchio. Poi dal 2017 ci saranno molte novità su Diabolic, però per ora cominciamo a tenerci più su quello che sono state le nostre spinte per cui in questa occasione di questa fiera, che sono tendenzialmente un prezzo migliore, parliamo così, un prezzo più aggressivo che favorisce un po' il mercato dei gestori e dei rivenditori. Proprio in generale il mercato delle macchine in cialde ha abbassato un po' il prezzo, ci sono state le battaglie, quindi noi ci siamo adeguati anche a questo tipo di mercato. In più abbiamo dato un servizio maggiore per quanto riguarda il web. Dall'inizio di questa fiera, cioè da qualche giorno a questa parte, il nostro web è molto più interattivo, molto più ricco di servizi. Sia il cliente che il privato può interagire sia direttamente con l'azienda tramite chat live, che avere la mappa e la cartina di tutti i centri di assistenza dei rivenditori, degli agenti e dei rivenditori esteri di Faber. Abbiamo la possibilità anche di fare ordini direttamente come un e-commerce, sia dal sito, ovviamente questo è solo per operatori del settore, che pezzi di ricambio, sempre a disposizione con spedizioni molto veloci. È su questo che abbiamo tendenzialmente lavorato e puntato da questo 2016 in poi. In più la novità della mini slot, lo ripeto anche se brevemente, perché poi da settembre facciamo una bella operazione di marketing e una bella pubblicità. Bene, noi naturalmente ne daremo conto attraverso la rivista Vending News e il sito vendingnews.it, proprio per dare maggiore visibilità e informazione alle iniziative che avete in programma. Nel frattempo, quello che scorre alle nostre spalle nel monitor è il filmato che va a indicare in 3D, attraverso un'animazione grafica, come è fatta, come è costruita dentro la slot. Sì, tendenzialmente ci piace giocare con i nostri clienti, l'abbiamo visto da questo filmato 3D che adesso non va più, ma abbiamo realizzato una sorta di viaggio interattivo all'interno della nostra stessa macchina, guardando tutto il processo di funzionamento della macchina, dal momento in cui si inserisce la cialda al momento in cui l'acqua passa dalla pompa e viene erogato nel caffè. Questo viaggio serve un po' al cliente a guardare i pezzi uno per uno del macchinario, a capire come è composta, ma anche poi per scherzarci su, se vogliamo dirla. Puntiamo molto molto a tenere il cliente attivo e un compagno della nostra azienda, perché il prodotto fortunatamente sta andando sempre di più, e quindi dobbiamo anche creare una sorta di rete di commerciale, rete di vendita che si possa unire anche a proporre qualcosa in più al proprio cliente. E a proposito di compagno, noi poco fa abbiamo visto le immagini che stiamo rivedendo nuovamente della compagna virtuale
di Diabolik. Eva Kate, una modella che si è prestata a questo gioco della emulazione con la macchina del 1968 di Diabolik. Che bel gioiello! È qui con noi, non poteva mancare, era uno dei desideri primi che avevamo da quando abbiamo chiuso la collaborazione con Astorina. La macchina è qui con noi, Angela / Eva Kent è anche qui ad accompagnarci a fare un po' di fotografie sui social, a muovere un po' di clientela. È stata una bella riuscita, nel senso una bella trovata, è piaciuta e siamo anche abbastanza soddisfatti di come il pubblico ha reagito a questa cosa. Bene, grazie Fabio, sei stanchissimo e si vede. Nel frattempo l'annunciatrice di Fiera Milano diceva: signori, andate via, andate a casa perché siamo ormai in orario time out, dovete andare via, si ricomincia domani mattina alle ore 9. Noi quindi vi lasciamo, ringraziamo Fabio Teti per la preziosissima collaborazione. Grazie a tutti, grazie a te Fabio, grazie agli amici di Vending News. E io nel frattempo interrompo per oggi perché riprendiamo domattina, anzi fra poco, sul vostro schermo. Non andate via perché tante altre novità stanno per essere presentate attraverso Vending TV e vendingnews.it. Ciao.